Sì, grazie. Innanzitutto a nome del rettore del Politecnico, il professor Profumo, che purtroppo non può essere presente in quanto si trova fuori sede in missione, a tutti quanti benvenuti, benvenuti al Politecnico, benvenuti in questa sede aulica del Castello del Valentino, della Facoltà di Architettura. Io è con molto piacere che a nome del rettore voglio così darvi un saluto di benvenuto e anche introdurre la lezione del professor Guido Montanà. Per noi al Politecnico è molto importante, anche in sintonia con quello che è il nostro piano strategico, che gli Atenei, il Politecnico, in particolare questa sede del Castello del Valentino, si apra alla città e si apra anche a qualcosa di più rispetto a quelle che sono le tematiche, ecco, normale dei nostri insegnamenti, della nostra formazione nel campo dell'architettura e nel campo dell'ingegneria. È importante che oggi in questa, perché noi come Politecnico siamo una sede di formazione, siamo una sede di ricerca, siamo una sede di studio e senz'altro noi cerchiamo di formare i nostri studenti, i nostri allievi, cerchiamo di formare dei buoni architetti, cerchiamo di formare dei buoni ingegneri, abbiamo anche l'aspirazione qualche volta di riuscirci, ma i buoni architetti, i buoni ingegneri sono innanzitutto delle persone, degli uomini che devono essere formati ai valori, che devono essere inseriti nel mondo, che devono essere capaci di portare quei valori che la scuola dà loro, e noi siamo comunque una scuola, portarli fuori. Qualche volta nelle nostre università abbiamo un po' trascurato questo aspetto valoriale, perché magari ci siamo concentrati di più sugli aspetti tecnici della preparazione. E adesso invece sempre di più avvertiamo, ma non soltanto noi come Politecnico, ma in generale lo avvertono tutti gli istituti superiori, la necessità di una formazione che vada al di là degli aspetti scientifici, degli aspetti tecnologici, che riguardi i valori e quindi insomma gli aspetti etici, gli aspetti dell'impegno civile. Della serata, che questa iniziativa, e anche di questo bisogna essere grati a Guido Montanari, sia un ulteriore modo, un ulteriore tentativo che il nostro Politecnico e la nostra facoltà in particolare, le nostre facoltà di architettura in particolare, hanno messo in atto per trovare ulteriormente dei collegamenti con il contesto in cui l'Ateneo è collegato, col territorio e con la città, sia nella lettura e nella riscoperta in qualche modo di alcuni elementi presenti nella città che forse non sono abbastanza conosciuti, ma anche con le attività che si svolgono sul territorio. Sto pensando in questo momento in particolare all'attività del teatrali che poi ci verranno illustrate, che prevedono tra il resto che questa iniziativa trovi poi un suo prolungamento nella serata di questa sera con una rappresentazione teatrale. Ringrazio ancora tutti. Siamo molto soddisfatti di essere riusciti in qualche modo a mettere insieme, in comunicazione, questi mondi che non sono poi così diversi. E soprattutto di averlo fatto per dare un segnale, magari inconsueto, ma io credo sicuramente forte in questa giornata della memoria, che ha un valore davvero particolare, deve continuare. Perché effettivamente, come è stato detto, cerchiamo di mettere insieme i saperi scientifici del nostro Politecnico, la nostra missione nei confronti degli studenti e dei colleghi, e anche quello che il territorio, la città offre in termini di cultura, in termini di dibattito, in termini di partecipazione alla vita pubblica, alla vita sociale. Il 27 ovviamente si intitola Memoria fragile e quindi va a centrare l'attenzione su due temi, la memoria, che cos'è la memoria e come mai la memoria può essere fragile, può essere a rischio, può essere proprio al limite. E in effetti io nelle cose che dirò vorrei occuparmi di quei documenti della storia che si collocano su un discrimine un po' incerto tra materiale e immateriale, tra tangibile e intangibile. Si tratta cioè degli oggetti, dei luoghi, dei muri, degli intonaci, dei mattoni, delle pietre, dei pavimenti che hanno
conservano in sé la traccia della guerra, della resistenza, della deportazione, della prigionia, della lotta, della sofferenza, lasciati dalle tragedie di questo secolo appena concluso, il secolo che Hobsbawm definisce come l'epoca più violenta della storia dell'umanità, non sbagliando secondo me. Ebbene, questi resti appartengono a un passato tutto sommato vicino a noi, ci è stato ricordato, sono i nostri genitori, i nostri nonni, non tanto di più, qualcuno addirittura che ha vissuto quelle cose è qui presente in sala o comunque lo possiamo ancora incontrare, fortunatamente. Ma questa necessità di conservare documenti fragili certe volte si scontra anche con l'idea di qualcuno che ricordare vicende atroci e oltraggiose come quelle che hanno a che fare con i campi di concentramento, con le persecuzioni, con le deportazioni, sia qualcosa di molto fastidioso, quasi impudico, e sia forse meglio abbandonarli all'oblio questi oggetti, lasciarli a una pudica cancellazione, lasciamo che finiscano nel dimenticatoio, sono cose troppo brutte da ricordare. Ecco, io non sono d'accordo. Io credo che noi invece abbiamo un altro compito, che è quello invece di tramandare ai posteri la storia, le sensazioni, le memorie, la sofferenza che questi oggetti hanno in sé. Noi sappiamo che la storia inizia con la scrittura, cioè con la possibilità di tramandare ai posteri la riflessione teorica ed esperienziale dell'uomo nel corso del suo vivere nel tempo. Tuttavia lo storico ricostruisce la sua interpretazione non soltanto attraverso i testi scritti, ma attraverso i 1000 documenti materiali che provengono dal passato. Come dice Brodel, lo storico certe volte costruisce le sue fonti per poter costruire il racconto storico. E dunque, se le fonti materiali della storia fossero tutte cancellate, potrebbe... La mia tesi è nata con l'intento di raccogliere e far conoscere le testimonianze materiali del ghetto di Torino. Questo ghetto è stato il luogo fisico dove migliaia di ebrei hanno vissuto quotidianamente la loro segregazione imposta per ben 180 anni. La tesi indaga le fonti documentarie del ghetto, congiungendosi al lavoro svolto da alcuni studiosi e portando avanti il loro studio da un punto di vista che riguarda gli aspetti materiali dell'isolato. Io vi ho fatto vedere tutte queste planimetrie, però poi cos'è rimasto veramente? Queste due sono le uniche due foto che io sono riuscita a trovare del ghetto vecchio. Sono del 1975 e raffigurano i portici oscuri, che erano quel sistema di porticati che rendevano